Nel Vangelo secondo Luca, dal capitolo 13, dal versetto 18 e seguenti, leggiamo: A che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe e divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. A che cosa rassomiglierò il regno di Dio? È simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in 3 staia di farina finché sia tutta fermentata. Le 2 brevi parabole di Gesù ci parlano della forza misteriosa del regno di Dio che all'inizio sembra un nulla, ma che alla fine appare in tutta la sua potenza, potenza interiore. Il seme di senape è piccolissimo, eppure dà una pianta che sembra un albero. Il lievito nella farina è poca cosa e vi viene nascosto dentro, ma poi la fermenta la fa crescere. Ci sono cose che nella vita non si vedono, eppure la fermentano tutta. È ciò che fa la grazia di Dio quando entra in noi attraverso la parola e in maniera sovrabbondante attraverso i sacramenti. A noi tocca avere pazienza e fiducia. Da queste 2 parabole ci viene un insegnamento importante. Il regno di Dio richiede la nostra collaborazione, ma è soprattutto iniziativa e dono del Signore. La nostra debole opera, apparentemente piccola di fronte alla complessità dei problemi del mondo, se inserita in quella di Dio, non ha paura delle difficoltà. La vittoria del Signore è sicura, il suo amore farà spuntare e farà crescere ogni seme di bene presente sulla terra. Questo ci apre alla fiducia e alla speranza nonostante i drammi, le ingiustizie, le sofferenze che incontriamo. Il seme del bene e della pace germoglia e si sviluppa perché lo fa maturare l'amore misericordioso di Dio. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.